Nel frattempo chiedo alla regia se può mandare il filmato che abbiamo previsto. Prego, ambasciatore. Buongiorno, sì, è corretto che ricordiamo quest'anno il centenario della nascita di Ingmar Bergman. Rappresenta ovviamente una parte meravigliosa della nostra eredità culturale. Il nome di Bergman è scolpito nella storia del cinema e del teatro e qui in Italia è molto molto apprezzato. Tanti italiani associano la Svezia proprio a Bergman, al punto che noi svedesi veniamo spesso identificati con i personaggi più eccentrici e un po' pazzi dei suoi film. Forse è vero, non lo so. Le opere di Bergman stupiscono ancora il pubblico. Un suo tratto è la capacità di utilizzare il linguaggio per descrivere problemi esistenziali e psicologici che toccano tutti noi e lo fa in un modo assolutamente personale. Il 2 maggio alle ore 18 viene inaugurata qui al Nordic Film Fest la mostra Ingmar Bergman e la sua eredità nella moda e nell'arte. Grazie alla mostra conosceremo Bergman sotto un nuovo punto di vista, come icona di stile, mostrando l'influenza che ha avuto sia nel mondo della moda che in ambito artistico. E poi ci sarà la possibilità di vedere due documentari, Bergman Island, una serie di interviste in cui per la prima volta Bergman mostra la sua casa e il suo mondo sulla piccola isola di Fur nel mare Baltico. Una bellissima isola che conosco bene. Mia nonna nacque vicino alla casa di Bergman. Anche nel documentario Trespassing Bergman, Fur e la casa di Bergman sono al centro, questa volta dopo la scomparsa del regista. E nel film abbiamo l'opportunità di visitare la casa assieme ad alcuni dei più importanti registi e attori internazionali come Woody Allen, Martin Scorsese e Lars von Trier.